qualche giorno fa mi sono svegliato con una voglia di fotografia analogica. Poi però ho pensato che a breve avrei dovuto, insomma, fare un video e non avevo tutto il tempo di sviluppare il rullino per poi parlarmene. E così ho cambiato idea. Ho preso il mio fido 50 mm AIS Nikon, ma anziché metterlo su una macchina analogica Nikon l'ho messo sulla D700. Eccola qui, la D700 di cui vi ho parlato già abbastanza. Vi lascio il video qui della recensione proprio che ho fatto. Per cercare di essere il più analogico possibile, ho impostato il bilanciamento del bianco fisso a daylight, come appunto nelle pellicole, e ovviamente gli ISO fissi al minimo. Nel caso della D700 sono 200 ISO. Non avevo effettivamente occasione di scattare, era un po' che non mi dedicavo alla fotografia in modo proprio così fotografico, per dedicarmi unicamente alla fotografia, e così ho ritagliato veramente uno spazio di tempo davvero rubato, nel senso che dopo aver accompagnato mio figlio a scuola, nel ritorno a casa ho fatto un giro leggermente più lungo a piedi, così con la scusa ho fatto anche due passi. Tornando a casa ho scattato un po' di foto. Ho fatto una di quelle cose che consiglia anche Franco Fontana nel suo libro. Vi ho parlato del libro di Franco Fontana, Fotografia Creativa, vi lascio il video qui in cui ve ne ho parlato, un libro veramente fantastico che tra i vari consigli, a un certo punto dà proprio degli esercizi, consiglia di fotografare un posto che conoscete bene e che quindi conoscete così bene, magari ci vivete appunto, proprio per cercare qualcosa di particolare anche nel banale, almeno in quello che per voi è banale. Questa ricerca delle immagini è effettivamente un allenamento molto buono. Ho fatto un po' di foto, non molte appunto, non avrei nemmeno finito un rullino effettivamente avessi avuto un rullino da 36. Vi faccio vedere al volo le JPEG come sono uscite dalla D700. Poi però devo dire la verità che riguardandole io non riesco a resistere a fare un po' di post-produzione. Ora non mi dite che ero partito con l'idea dell'analogico, poi ho fatto post-produzione, quindi ho sbagliato, ho fatto una cosa che non si doveva fare. Intanto perché in fondo, ragazzi, uno fa quello che gli pare. Devo dire che anche a me è capitato di prendere delle foto analogiche, digitalizzate ovviamente, per poi tenerle, archiviarle e poi andarle ad elaborare con Lightroom sulla foto analogica. Io non credo che ci sia niente di male, nel senso che, a parte che appunto è una cosa personale, uno lo fa con le proprie foto, credo sia libero di fare ciò che vuole, ma in generale la post-produzione sappiamo che è sempre esistita, era solo molto più difficile da fare ai tempi dell'analogico. Se uno non esagera e cerca, insomma, ecco, magari se vuole stare nel mood analogico cerca di limitarsi a quelle modifiche, a quei ritocchi, chiamiamoli così, che si potevano in qualche modo fare anche in analogico. Ma in ogni caso, insomma, siete, secondo me, liberi, siamo liberi di fare ciò che vogliamo, anche la tecnica mista. E quindi mi sono messo lì un attimino su Lightroom, ma parliamo di questione di veramente di un quarto d'ora in tutto, per diciamo modificare un po' le foto, e sono uscite delle foto, ovviamente che non sono foto da mostra assolutamente, però sono state un buon allenamento. Ho fatto una passeggiata e sono riuscito a dedicarmi alla fotografia anche diciamo senza veramente impegnare chissà quanto tempo. Adesso vi lascio alle foto, diciamo, elaborate, non vi aspettate niente di che. Ovviamente se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi se non siete iscritti. Ecco le foto.
grazie mille di avermi seguito. Come sempre, buona fotografia e alla prossima. Ciao ciao!